Finalmente, allenatori, abbiamo qui la nuova espansione Pokémon giapponese Fusion Heart! Il set giapponese equivalente dell'espansione italiana Pokémon Colpo Fusione! In uscita in tutta Italia questo venerdì 12 novembre 2021. Questo set chiude l'ottava serie italiana di Spada e Scudo, introducendo in essa un nuovo stile di lotta chiamato Colpo Fusione. E il misterioso e leggendario Mew ne è testimonial ufficiale. Una carta dal potere spaventoso, ma che avremo modo di scoprire presto questo venerdì. Ricordo come sempre che potete acquistare il set giapponese Fusion Heart su FedericStore.it e preordinare anche Colpo Fusione, che spacchetteremo prossimamente. Ricordo che Colpo Fusione uscirà in concomitanza con la Milan Games Week. Passate a trovarci perché allo stand avremo delle esclusive incredibili. Buona visione! Siete pronti per Fusion Heart? E come ogni spacchettamento in giapponese, cappello di Pikachu obbligatorio, per essere anch'io un po' giappo. Lo ammetto, sono un po' in ritardo a spacchettare Fusion Heart, ma dovete ammettere che ci sono stati non pochi spacchettamenti nell'ultimo periodo. Tra gran festa e il 25esimo anniversario giapponese, ne ho caricati tantissimi. Il bello è che tra due giorni uscirà l'espansione in italiano, e quindi questa è una vera e propria anteprima per scoprire di più sul set che sta per uscire. Quindi, iniziamo? Ci siamo, allenatori. Siamo pronti a spacchettare. Ben 30 bustine da aprire. Sull'artwork della bustina troviamo Mew, Dragapult e Genesect, due dei miei Pokémon preferiti, mentre Genesect, nonostante non mi piaccia, devo dire che in questo set è veramente una bomba. Questo è il retro della bustina. Entrambi si piazzano ai primi posti tra le carte più forti del set. E non dimentichiamoci della bellissima capo palestra di Unima. Questa è ufficialmente la mia top. Riuscirò a trovare anche solo una di queste quattro carte? Scopriamolo insieme. Eccola qui, la bellissima. Continuiamo con un bel Staryu. Gli artwork, ragazzi, sono incredibili, almeno così mi è stato detto, quindi scopriamolo con mano nostra. E infine abbiamo la prima holo, questo Feraligatr. Prima holo del set, troviamo anche ovviamente Totodile e Crocono all'interno. Bello questo Feraligatr che spacca i rami nell'acqua. Yeah. Ovviamente oggi andremo ad aprire un intero box, quindi mi aspetto che spolliciate e non poco, ok? Allora qui abbiamo Virizion, Skitty. E andiamo avanti con Shelmet, questa carta a colpo fusione, come vedete dal logo qua in alto, un nuovo stile di lotta, e questo golem che si sta preparando all'autodistruzione. Guardate che bella sta carta, a mio parere una delle carte più belle del set in assoluto. Mi ricorda tantissimo Vegeta in Dragon Ball Z quando si prepara a sacrificarsi per sconfiggere Majin Buu. Wow! Ovviamente se passerete alla Milan Games Week troverete anche il set in giapponese, oltre che Colpo Fusione. Perché la Milan Games Week ci sarà proprio il 12 novembre, data di uscita di Colpo Fusione. Zigzagoon di Galar, abbiamo Meltan. E questa dovrebbe essere scambio fusione. Come già sapete, Komiya ha questo stile qui e devo dire che con Croconob ci sta dannatamente bene. È stupenda questa carta. Se andate nella sezione eventi del Federic Store, che sta proprio in fondo alla pagina, troverete tutte le informazioni sulla Milan Games Week. Sabato alle ore 16 ospiteremo Dario Moccia fino alle 19. Mentre troverete anche Seidonia venerdì, ok? Dalle ore 16 fino alle 19. Attenzione, il trio. Artwork di Nishida.
Anche questa, insieme a Golem, è una delle mie carte preferite del set. Con questo tramonto, guardate che spettacolo. Stupenda, super giappo questa carta. Insomma, come dicevo, una Milan Games Week ricca di appuntamenti. Tra Sidonia, Dario Moccia e Federic avrete uno stand sempre in movimento. Non vi annoierete facilmente. Ricordo, siamo al padiglione 8. E nulla. Poi sul sito trovate la piantina, anche su Federic Store la trovate ovunque. Wow, che figo questo. Toxel, stupendo. Cursola. E Dragapult. Come sapete, Toxel è uno dei miei Pokémon preferiti. Tra l'altro, anche messo in squadra durante la mia serie di Spada e Scudo, se vi ricordate. Stupendo questo artwork. E anche questo Dragapult, veramente niente male. Top! Come special art in questo set abbiamo anche Grident, che comunque non mi dispiace perché vedrete se lo trovo che è una carta stupenda e super simpatica. Golem, Smeargle, questo lo ritroviamo anche sull'artwork del box, bellissima. E poi abbiamo Carbonite. Ovviamente gli artwork di Arita si riconoscono subito, questo infatti è stato illustrato da quest'ultimo e guardate che spettacolo questa carta. Wow ragazzi, guardate che è tremendo. Arita, ti odio perché sei troppo bravo, ma allo stesso tempo con tutto il cuore ti amo. Come Pokémon Shiny invece abbiamo Fluffy, e voi direte perché proprio Fluffy? Perché Fluffy è il Pokémon di Camellia, che tra l'altro ritroviamo all'interno di questo set, che sarà protagonista indiscussa del nuovo set che uscirà a dicembre. Skitty e Genesect, colpo fusione, bellissimo. Camellia infatti sarà illustrata insieme a Fluffy nell'edizione Climax, il nuovo set giapponese che introduce un nuovo tipo di carte, molto simili a Eclissi Cosmica. Camellia personalmente l'adoro, una capopalestra di una bellezza incredibile, oltre che modella. E la troviamo anche in questo set in versione full art, eh? Clamperl, madonna che bella questa. Caterpie di Arita, ovviamente. E infine Linoone. Caterpie di Arita, devastante. Probabilmente questa carta è ispirata a Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Queste carte secondo me nascondono una lore da paura. Solo che molte volte non ce ne rendiamo conto. Andiamo avanti. Bello anche questo. Growlithe. Snoom. E Mew Fusion Heart! Stupendo! Guardate con la coda come crea questi cerchi. Artwork di, ovviamente, quel maledettissimo di Arita. Voglio che commentate questo video con ti amo Arita e ti odio Arita. Scegliete come commentare. Se con l'amore oppure con l'odio. Madonna quanto è bravo Arita. Cioè, fa paura questo illustratore. Wow. Federic, ma le carte nuove sono brutte, meglio quelle vecchie. Probabilmente Arita negli anni ha sviluppato un'arte nel disegnare questi Pokémon che vale milioni. E Dunsparce, anche questa è molto forte. Che poi ogni artista nel corso del tempo aumenta, no, la sua bravura. Quindi, di che stiamo parlando? Totodile! Onix e infine Hobstagoon. Questo ragazzi fa spavento. Cattivissima questa carta, eh. D'altronde Hobstagoon un Pokémon tremendo. Vedo che vi state sempre di più appassionando al mondo Pokémon giapponese, quindi invito tutti voi a seguire la sezione Poké News del Federic Store, perché la sezione Poké News ogni giorno trovate sempre articoli in giapponese. Quindi sapete in anticipo tutte queste cose. Bello anche questo. Wow! Anche questo artwork di Kimura. Altro illustratore famosissimo. Già ho trovato delle buone carte. Certo, non le special art, ma comunque. Delcati e... oh, Toxtricity! Anche questo illustrato sul box. Guardate che figata quest'artwork. Bellissimo anche questo, raga. Troppo troppo bello. Mew VMAX in realtà secondo me è proprio il protagonista indiscusso del set, in quanto il suo attacco è spaventoso, ma
Qui, ragazzi, non riesco a leggere le carte in giapponese, ve ne parlerò quando aprirò appunto questo venerdì Colpo Fusione e Steelix. Sicuramente durante quel video potrò illustrarvi meglio tutti gli attacchi di questi Pokémon. Bello questo. Questa è la Munna o l'altro? L'altro era Musharn. E questo chi era? Huntail. Sì, Huntail. E poi, ragazzi, anche energia fuoco e energia erba fuori serie gold in questo set. Abbiamo Jinx. E infine... Oppa V! Oh, le bombe ancora dobbiamo trovarle tutte comunque, eh? Ci mancano tutte le bombe, anche Upa e Fusion Heart. Quindi colpo fusione. Molto molto bene. Allora, Mew VMAX vorrei trovarlo. Però anche quello Hyper. E poi, ragazzi, ve li ho detti prima, quindi cerchiamo quei tre dannati Mew. Madonna, che figo questi. Wow. Carbonite. Ricordo che si stanno anche avvicinando i nuovissimi remake di Diamante Lucente e Perla Splendente. Non vi faccio spoiler, anzi, tra l'altro oggi sono già usciti i leak dei giochi online e già li stanno giocando. E Starmie? Wow, che figo con questo vortice. Guardate come gira. Wow, crea un mulinello. Sì, ovviamente già li stanno giocando, ma io evito. Anche perché voglio farvi godere la guida no spoiler, perché dal 19 novembre poi uscirà la mia guida qui sul canale e ci terrei che voi lo giocaste insieme a me. Attenzione, Garbodor di Sui. Questi sono dei giorni impegnatissimi per Federic, in quanto questo giovedì starò ad allestire lo stand del Federic Store perché non posso lasciare i miei ragazzi da soli. Bello Trubbish. E poi venerdì, sabato e domenica starò in fiera, quindi devo mettermi da parte tutti i video. Oh yes, questo è Boltan. Boltan VMAX. Stupendo questo Boltan. Beh, nulla di che è rispetto alle altre che sono nel set, ma comunque Boltan è un Pokémon che ho tenuto anche durante la mia serie per un breve periodo, se non sbaglio. Ci stiamo avvicinando alla fine, se ancora non avete lasciato questo mi piace, cosa aspettate? Mi raccomando, anche l'iscrizione è fondamentale al canale. E abbiamo, attenzione, Butterfree Holo! Carino. Anche perché siamo praticamente 700.000, eh. Manca pochissimo. Madonna che figo questo. Di Kato questo. Caterpie. Hitmore. Ma questa pronuncia così inglese? Così, perché mi va. Cioè, riuscire a radunare 700.000 fan Pokémon non è roba da poco, ragazzi. Madonna, quest'artwork che cos'è? Komoyama, ah giusto, beh, famosissimo. Geodude, Metapod, Clamperl e attenzione, attenzione, abbiamo... Oh, no, Greedent, dovrebbe essere. Greedent V, che tra l'altro troviamo anche in versione special art. Un po' così così questa carta, non mi fa impazzire, raga, ma... Greedent non è un Pokémon che mi piace, anzi per niente lo odio. Anche se, come detto prima, la sua versione special art spacca. Cioè, è troppo bella. Veramente. Latios e Latias, Onix, Rookidee, Shroomish e... Niente. Allenatori, siamo agli sgoccioli. Vediamo un po' cosa succede in questi ultimi pacchetti. Linoon, l'autobus, Snoom... Snubbull e Latios, anche questo colpo fusione. Tenete a mente che questo Mew VMAX che vorrei tanto trovare praticamente può copiare l'attacco di qualsiasi vostro Pokémon colpo fusione in panchina. Ecco, è veramente forte, veramente, anche perché con solo due energie in colore, quindi può copiare qualsiasi attacco. È spaventoso. Veramente spaventoso quel Pokémon. Anzi, secondo me, veramente troppo. Cioè, ragazzi, è sgravato. Non possono aver fatto un Pokémon così forte. Cioè, non è giusto. Troveremo solo mazzi con Mew VMAX, Growlithe e Chandelure! Wow, che bella!
Raga, paurosa questa carta di Chandelure. Anche la sua carta in versione V Full Art, raga, è qualcosa di incredibile. Beh, anche questa si merita la top 5, come carta, assolutamente. 4V e 2V Max. Ultime tre bustine. Tu vai a vedere se finisco il box senza special, eh. Ah, in quel caso, ragazzi, sclero. Cioè, potrebbe anche essere, senza fuoriserie, un box senza fuoriserie. Ma mai dire mai, voglio dire, no? Qua ragazzi c'è qualcosa, e brilla tantissimo. Brilla tantissimissimissimo, quindi piano ragazzi. E Hyper? Potrebbe essere o Hyper o allenatore a questo punto. A questo punto spero che sia Mew, se deve essere Hyper e non Credent. Se è Mew, ragazzi, impazzisco, anche perché l'ho detto all'inizio. Non è special art, però. Vediamo, vediamo. No, invece è ballerina, dovrebbe essere. Credo di sì. Dancer, in lingua inglese. Madonna, ragazzi. Sapete che le allenatrici di per sé valgono tanto in giapponese, quindi non so il prezzo di questa carta, ma comunque non una di quelle che volevo trovare, ma almeno il box ce l'ha. E allora qua dentro ci dovrebbe essere l'ultima V, o se sculiamo di brutto la special art, ma a questo punto direi che è altamente improbabile. Ma mai dire mai con i box Pokémon, eh? Attenzione, Arcanine. E terminiamo così, ragazzi. Che dire, non il box più fortunato di sempre, ma comunque resta sempre un bel box. Mio l'abbiamo trovato, anche Genesect, io ne ho un altro. Me li lasciate questi 5.000 mi piace, e sono pochi, molto pochi. Commentino su Arita ti amo o ti odio, scrivetemi se sarete alla Games Week, e ricordo pochi news e articoli giapponesi su FedericStore.it. Perdonatemi, ma ve le ricordo sempre queste cose, ok? Bacini dal vostro Federic. E ci vediamo al prossimo video. E venerdì con Colpo Fusione, ciao!